decreto aiuti bis ha vietato fino al 30 aprile 2023 alle aziende fornitrici di utenze di modificare i prezzi di luce e gas, con l'obiettivo di venire incontro naturalmente alle famiglie alle prese con i rincari. L'articolo 3 del decreto sospende l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energie elettriche e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Gli aumenti che vengono comunicati in questo periodo ai clienti sul libero mercato potrebbero quindi essere illegittimi.